Ancora una sconfitta in extremis per il Città di Mascalucia. 2 minuti oltre il tempo regolamentare e il Dagata a castigare i biancazzurri con questo colpo di testa di Leonardi su assist di Rosignoli. Un altro KO sui titoli di coda del match dopo la beffa di Augusta e per l'11 di Peppe Tricomi. Piove sul bagnato. Si continua a stazionare sul fondo classifica con appena 3 punti e, pur non meritando la battuta d'arresto maturata questo pomeriggio sotto la pioggia intensa, il Mascalucia deve solo recitare il mea culpa per una gara che stava ormai per decretare un pari a reti bianche giusto all'interno di uno scontro diretto per la salvezza. Gianni Di Mauro finalmente recuperato, Salamanca e Mediana al posto di Sorbello che con pochi allenamenti alle spalle per via di impegni di lavoro si accomoda in panchina, Benivegna al centro della difesa per l'infortunato Buonanno, Florio e Richichi tra le riserve. Queste le sostanziali novità di formazione nell'undici di partenza che Tricomi manda in campo insieme a Spina tra i pali, Spampinato e Lo Turco a completare la difesa. Andrea Di Mauro, Andrea Carofalo e Patrick Villa al centro del campo, Giulio Costanzo e Luigi Cozza in avanti. In un primo tempo che regala scarse emozioni, è il Dagata a farsi pericoloso per primo con un destro da fuori di Rosignoli al quarto d'ora che Spina devia in corner all'altezza dell'incrocio dei pali. Al 20° risponde il Mascalucia, ma il mancino di Gianni Di Mauro non è dei più felici dopo un'azione nata e sviluppatasi da destra. Cozza e Costanzo, prove generali d'intesa per un potenziale gol, punizione del numero 9 biancazzurro, sforbiciata del giovanotto classe 99 e pallone sul fondo. Ancora Cozza sul pallone, stavolta su azioni personali lancia segnali di pericolo verso la porta di Sicali con due conclusioni da fuori area, la prima in movimento, raso terra, la seconda con un tiro centrale a mezza altezza da distanza ragguardevole sugli sviluppi di una punizione. Sin qui il primo tempo. Nella ripresa proponiamo le immagini da bordo campo a causa delle pessime condizioni meteorologiche, pioggia battente sul Buonaiuto Somma, primi 10 minuti di difficoltà da parte di entrambe le contendenti che mostrano tutti i loro limiti nell'imbastire azioni degne di nota. Al decimo Patrick Villa si presenta in area, ma l'esito della conclusione di prima intenzione è fuori portata. Il Mascalucia inizia a credere nei 3 punti che significherebbero ossigeno puro per testa, cuore e soprattutto classifica. Sull'altro fronte il Dagata sfrutta ogni minimo spazio lasciato dagli avversari e sfiora il vantaggio con l'ex di turno Angelo Mirabella, così come specularmente lo è Rosario Spampinato. Un diagonale finisce sul fondo, poi una bella conclusione da Tergo trova l'opposizione di Spina. Gara combattuta, i 22 in campo non si risparmiano e sono costretti a centuplicare le forze contro un terreno di gioco scivoloso che non lascia spazio a geometrie ragionate. Il Mascalucia non ha quel guizzo che gli consentirebbe di sbloccare la partita, vedi le occasioni di Cozza e poi di Andrea Di Mauro che mette in mezzo un pallone che chiede di essere spinto in rete, ma lì davanti nessuno risponde presente. E nemmeno Garofalo riesce a trasformare in oro una giocata da fermo che avrebbe dovuto essere sfruttata meglio. Così Tricomi modifica l'assetto della sua squadra e la imposta a trazione anteriore, mettendo in campo Patti per Salamanca e Costantinopoli per Villa. Il Dagata invece recrimina per 2 episodi che chiamano in causa la terna arbitrale. Un colpo di testa del neoentrato Garufi, che non possiamo mostrarvi per problemi tecnici, e su cui l'assistente Zocco di Siracusa segnala un fuorigioco sospetto. E poi nel finale un mani di Benivegna che l'arbitro Scicolone di Caltanissetta giudica involontario poco dentro l'area di rigore di casa su conclusione ravvicinata di Mirabella. Al minuto 92 la frittata che manda in paradiso il Dagata, da oggi sempre più in posizione tranquilla di classifica, e atterra il Mascalucia. La parabola di Rosignoli non viene intercettata da nessun difensore, per Leonardi è sin troppo facile piegarsi e spedire in tuffo di testa la sfera in rete. 2 minuti più tardi, proprio sul triplice fischio, Spampinato ispira Patti, ma l'incornata è troppo debole, telefonata per Sicali. Il Dagata espugna Mascalucia per 1-0. Il processo di maturazione in casa biancazzurra c'è e si vede, ma per evitare le sconfitte episodiche, e ne contiamo già 3 in questo campionato, bisognerà combattere contro un fattore di non poco conto, l'ingenuità.
Sicuramente attraverso il gioco siamo cresciuti in queste ultime quattro partite, da quando ci sono io ovviamente, e devo dire che oggi abbiamo perso al 92esimo su una palla inattiva all'ennesima, così come ad Augusta al 92esimo, 93esimo. Quello che fa più rabbia è che abbiamo avuto nel corso della partita, nel primo tempo, diverse occasioni, come anche loro, è stato un match abbastanza equilibrato. Nel secondo tempo le squadre si sono allungate e attraverso i cambi si sono create delle situazioni tattiche che hanno consentito sia per loro che per noi diverse occasioni da gol. Secondo me abbiamo avuto le più eclatanti, con Villa due volte, con Di Mauro, con Costanzo, con Cozza, e solo che la punizione di Andrea Garofalo. Solo che manca qualcosa, forse qualcuno che concretizzi qualche palla in più attraverso le giocate. Sicuramente siamo stati bravi nell'arco dei 92 minuti, forse l'ultima occasione era quella più importante e non siamo stati bravi là. Cosa c'è da rimproverare proprio sul gol subito? Una punizione su cui forse bisognava controllare meglio le marcature? Sicuramente dovevamo attenzionare di più le marcature, cosa che avevamo fatto per tutta la partita ed eravamo stati abbastanza bravi, però non posso rimproverare nulla ragazzi, abbiamo fatto una splendida partita sia noi che gli avversari, con tutto che il campo era abbastanza bagnato per la pioggia, soprattutto il secondo tempo, ci sono state le diverse giocate importanti. Loro avevano una manovra un po' più fluida, avevano un po' più corsa di noi, erano più veloci, però noi devo dire abbiamo avuto forse le occasioni migliori. E quando partiamo e quando ripartiamo facciamo male, però come domenica scorsa non portiamo a casa neanche un punto, e questa è la cosa che mi fa più rabbia. Si è rivisto Gianni Di Mauro, finalmente sulla corsia di sinistra bassa, sta recuperando pian piano la forma, poi perché Sorbello è partito dalla panchina? Ma semplicemente perché Sorbello, fortunatamente per lui, ha trovato lavoro e non farà più parte della squadra, quindi dovevo trovare altre soluzioni. Salamanca ha fatto bene. La condizione di Bonanno? Bonanno è infortunato, ha un problema se non erro, al quadricipite della gamba destra, non poteva neanche camminare, quindi non aveva senso portarselo. Gianni Di Mauro, devo dire, ha fatto una gran partita. Siamo lì, giochiamo bene, creiamo ma non concretizziamo. Ora a dicembre, con l'arrivo di qualche attaccante, qualche innesto, comunque forse la cosa cambierà. Comunque c'è da essere ottimisti al di là di essere sconfitti da questo episodio. Sicuramente, perché oggi un punto era la posta giusta per entrambi. Se vincevamo noi non sarebbe successo nulla, però perdere così all'ultimo secondo devo dire che fa abbastanza male. Fa più male questa che quella con l'Augusta, perché con l'Augusta forse non avevamo giocato tanto bene, perché il campo non consentiva e non consente secondo me di giocare un buon calcio. Qui nel nostro campo, soprattutto in casa, questa sconfitta fa più male.